Porca, 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 non è possibile, non è possibile, non è possibile. Perché hanno dato quel gol a Zapata? Perché, 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 perché non l'hanno dato a Zapata quel gol? Perché non l'hanno dato a Zapata quel gol? E devo pareggiare per colpa di quel gol di merda non dato a Zapata. Che nervi, che nervi, che nervi. Lo so, direte bene voi, direte bene. È inutile che ti incazzi, dai, venivi da 3 vittorie di fila e da un pareggio, cioè, ci sta magari non fare risultato. Ok, sono d'accordo con voi, sono d'accordo così, ma non così, ma non così, non con questa sfiga clamorosa. Comunque, andiamo, adesso andiamo a vedere tutto quello che mi è successo questa giornata. Ovviamente, ovviamente. Pollice in su, ve lo richiedo, ve lo continuerò a chiedere per sostenere questa serie, se volete che continui a portarla, tanto comunque ve la porterò sempre. Però fatemi sapere che, quantomeno quei pochi che lo stanno guardando, fatemi sapere nei commenti come vi sta andando a voi, soprattutto appunto supportate questa serie. Partiamo, partiamo ragazzi, partiamo, voglio partire subito. Perché meno guardo quello che mi è successo sta giornata e meno mi gira le palle. Partiamo. Giocavamo contro e è ricominciato praticamente il tra virgolette il girone, no? Se così possiamo chiamarlo. Abbiamo ricominciato a riaffrontare tutti quelli dall'inizio. Quindi giocavamo contro Brigata Spiazze, che l'avevamo affrontata la prima giornata di Fantacalcio. Se ve la siete persa, andatela a vedere. La giornata in cui ho preso contro la doppietta di Vlahovic. Quindi, se ve la siete persa, andatevela a ripescare. E quindi giocavamo contro di lui, che era secondo in classifica. Noi appunto eravamo terzi e venivamo da 3 vittorie di fila. Partendo dalla sua squadra, perché io giocavo fuori casa. Musso, 6,5, gol subito, 5,5. Skriniar non gli ha giocato, entra Darmian col 6,5. Di Marco, 7 più 3, 10. Oh, regà, sono contento, ha segnato Di Marco, gioca nell'Inter, sono contento, ok. Però porca di quella puttana, contro l'Empoli, no. Ma, cioè, non poteva segnare Lautaro? Non lo so, Lautaro, no, gli altri no, perché tanto c'è tutti lui, gli altri dell'Inter, quindi comunque, non poteva segnare Lautaro, o non lo so, vedete, manco riesco a formulare una frase nel suo computer, talmente che mi girano le palle per quel gol che non hanno dato a Zapata. Comunque, poi, Faraoni 5,5, Bastoni dello Spezia 6,5, ammonito 6, Barella 6,5, Aramu... Oh, ragazzi, cioè, io vi giuro, io ad Aramu, come si pronuncia, non gli ho fatto niente, non gli ho fatto niente. Perché gli sto così tanto sulle palle? Perché? 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 Cosa gli ho fatto di male? Cosa gli ho fatto di male? Cioè, vorrei capirlo, vorrei capirlo. Cioè, già la prima giornata mi aveva preso 8, che aveva fatto quell'asse che ieri sono entrato dalla panchina. Cioè, sta giornata addirittura 10, addirittura 10, 7 più 3, 10, gol. Cioè, io al martedì... Alle 6:47 avevo già preso il primo gol della giornata da Aramu. Vabbè, vabbè. Poi Mkhitaryan 5,5. Vlahovic 5,5. Muriel non gli ha giocato. Niente, Caicedo 6,5, ammonito, voto 6. Ibrahimovic senza voto. Gli entra Nzola 5,5. Cioè, e voi direte, vabbè, minchia. Questo aveva Vlahovic, Muriel, Ibrahimovic. Te li sei sviati tutti e tre così, senza... così facilmente, vabbè, certo. Poi, però, ho preso gol da Aramu e da Di Marco. Cioè, quindi capite bene che comunque le palle mi girano. E quindi, totale suo 72,5. 72,5, cioè quel mezzo punto in più che gli fa fare due gol. Due gol. Quindi, passiamo alla mia squadra. Passiamo alla mia squadra. In porta, ormai lo sapete, sempre la porta inviolata. Ospina 6, porta inviolata 7. Mario Rui, voto 7, ragazzi. Mario Rui, Mario Rui mi prendevano per il culo quando l'ho preso, mi prendevano per il culo. Mario Rui, ragazzi, è il terzo 7 di fila che mi... No, di fila no, però comunque è il terzo 7 che mi prende senza fare assist né gol. Cioè, 7 di base è tantissimo, tanta roba. Poi, Mancini, voto 6, Calabria, voto 6, Karsdorp, voto 6,5. Calhanoglu non mi ha giocato. Madonna, guardate.
Mi entra Bairami, voto 5 e mezzo. Guardate che avevo messo come secondo panchinaro. Avevo messo Marin 6 e mezzo. Avevo messo Marin 6 e mezzo. Poi ci arriveremo dopo a capire perché dovevo invertirle. Mi chiedo perché non l'ho fatto. Poi, Veretout, voto 6. Lorenzo Pellegrini. Mamma mia, ragazzi, io ho perso le parole. Io ho perso le parole per Lorenzo Pellegrini. Le ho perse, veramente. Cioè, una gioia, una gioia, una gioia. Clamoroso, Pellegrini. 7 e mezzo. Più 3 e mezzo, gol e assist e giallo, 11. Barrow, voto 6, ragazzi. Vabbè, a Barrow questa settimana non gli potevo chiedere tanto, giocava contro il Napoli. Zapata. Voi direte, sei contento, ti ha segnato? Sì, 7 più 3, 10, ma ragazzi, aveva fatto doppietta. Aveva fatto doppietta. La Lega gli ha tolto il gol, ha dato l'autogol al difensore della Sampdoria. Aveva fatto doppietta, ne avrebbe preso 14. E invece mi prende soltanto. Vabbè, soltanto no. Però comunque 10. Vedrete, vedrete perché mi incazzo. Correa, voto 6. Correa, voto 6, ragazzi. Volete sapere quanto ho fatto? Quanto ho fatto? Quanto ho fatto di totale? 77! 77, 77, 77. Due gol, ragazzi. A un gol. A un gol. A un gol. Dal terzo gol, a 78 scattano i tre gol, a 78 scattano i tre gol, e voi direte, e beh, ora vi faccio capire, Bairami, 5 e mezzo, avessi messo Marin come primo panchinaro, prendeva 6 e mezzo, quel voto in più andava lì, oppure se non avessero arrivato il gol a Zapata, avrei preso sicuramente 81, quindi addirittura quasi sfioravo i 4 gol, e invece 77, 2 gol. Certo, ripeto, no? Quindi vabbè, risultato finale 2 a 2, 2 a 2, ragazzi, cioè, vabbè, ci sta, perché l'ultima giornata l'ho vinta a culo, l'ho vinta per mezzo punto, anche un'altra l'avevo vinta per mezzo punto, ci sta, venivo da 3 vittorie consecutive, ci sta, però, cioè, guardate bene quello che mi è successo questa giornata, cioè, mi girano le palle altamente, se permettete. Però vabbè, dai, un punto che comunque non è sempre meglio che niente, no? Andiamo a vedere quindi la situazione di classifica. Troviamo ottavo posto, i Tori, 4 punti. Settimo posto, Spal Letti, 7 punti. Sesto posto, più no che sì, 7 punti. Quinto posto, Paris San Gennaro, 11 punti. Oh, retrocediamo di una posizione, quarto posto, Partizan Belgrado, ci siamo noi, a 12 punti, terzo posto, Tettenham, a 13, secondo posto, Brigata Spiazze, a 16 punti, e Celta Vigo, ragazzi, che ha vinto ancora, cioè 19 punti, veramente. L'unica partita che ha perso col Celta Vigo, il Celta Vigo l'ha persa la settimana scorsa contro di me, quindi comunque ho questo piccolo vanto che posso portarmi dentro. Però abbiamo perso terreno perché Celta Vigo solo ha vinto, quindi siamo a meno 7 dalla capolista. Siamo a meno 7 dalla capolista. Mi gira le palle perché questo comunque poteva addirittura essere, se avessi vinto, potevo arrivare comunque a meno 5 ed ero a meno 1 anche dal secondo se avessi vinto. Anzi, no, ero a pari merito perché Brigata Spezia c'ha 16 punti, quindi sarei stato a pari merito se avessi vinto. Invece no, e invece no, e invece no. Ho messo Bairami come primo panchinaro e la Lega ha levato il gol a Zapata. E a Aramu gli sto sui coglioni perché basta. Deduco che io sto sui coglioni ad Aramu. Lo deduco, cioè lo deduco. E quindi ragazzi, niente. Comunque, non posso essere tanto arrabbiato perché, comunque, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi miei 5 risultati, gli ultimi 5 incontri, ho un pareggio, 3 vittorie e un altro pareggio. Quindi, 2 pareggi e 3 vittorie nelle ultime 5 partite è un buonissimo bottino. Però mi girano leggermente le palle. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa avete fatto questa giornata, ragazzi, e come vi sta andando il Fantacalcio. Fatemi sapere appunto se vi è piaciuto questo video, like, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina attiva, ragazzi. E niente, raga, niente. Ci vediamo domenica con la live reaction di Inter-Udinese e poi quando sarà con il prossimo video del Fantacalcio. Speriamo sia un po' più, diciamo, gioioso e non come oggi, che è un mini sfogo oggi, dai. Va bene così, ragazzi. Bella, buon weekend a tutti, raga, buon weekend a tutti. Bella, raga.